Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel nostro canale. Un mega saluto da me, da Leonardo. Oggi ragazzi mi vedete in pigiama perché è di prima mattina, circa le 9 lo stiamo facendo. E oggi andremo a spacchettare questo bellissimo mouse della Trust GXT, il modello Rava, per il computer. Ci sono vari colori che si possono cambiare con questo bottone. Ci sono 2000 bottoni, 6 bottoni, tra cui quelli ai lati, la rotellina, il tasto per cambiare colore, cioè cambia solo tipo lampeggia, quelle cose lì, poi per il tasto destro e il tasto sinistro. Poi 1,7 m del cavo. Dove attaccarlo, infatti è molto lungo, mi sa, perché è 1 metro, molto lungo. Qua, come vedete, c'è pure piccola parte in verde. Qua c'è il mouse, qua le varie cose che vi spiegano. Vedete qua, colori. Beh, ci sono anche qua, dappertutto il mouse. Insomma, multi LED color. Sì, quindi ragazzi, io direi di andarlo a spacchettare. Ok, scotch tirato via, molto facile. Cerchiamo di non rompere la scatola che è anche carina. Oh mio Dio. Riposo in pace, pezzettino. Ok. No, io devo chiudere io. Guardate solo voi. Posso aprire? No, 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 no. Vediamolo. Allora, come vi ho detto, ci sono i due tasti ai lati, quello per cambiare colore, la rotellina, poi che si può pure spingere, sentite? Poi il tasto destro e il tasto sinistro. Poi, come vedete qua, vengono tutte le luci LED sotto, è bellissimo. Wow! Che forma particolare che è. Sì, infatti, cioè da sopra sembra normalissimo, vai sotto, cioè stranissimo. Allora, che ne dite di andarlo ad attaccare al nostro computer? Andiamo! Eccomi in postazione, andiamo ad attaccare il nostro bellissimo mouse. Ha preso vita! Il nostro mouse ha preso vita. Che bello, verde. Vediamo sotto. Poi diventa blu. Cioè, sono anche qua. Diventa praticamente di tutti i colori. Mettiamo bene Bianco. il cavetto. Ok. Ora andiamo. Come vedete, questo è il mouse bellissimo, GXT, come vedete, da così cambia i colori, però io lo terrei così perché mi piace veramente tanto. Sì, mi piace, troppo bello. Allora, raga, entriamo, proviamo a fare una partita in Fortnite. Quindi entriamo in Fortnite, vediamo come funziona. Intanto sperimentiamo un po' mentre entra. Allora, qua sotto c'è scritto Rava GXT 108 della Trust. Bellissima in viola, Leo. Qua c'è Wow. sotto il giallo, vediamo. Vediamo le varie combinazioni che fa. Mi piace, troppo bello. Ecco, sta aprendo il signor Fortnite. Fortnite. Ok, caricamento. E lo stiamo entrando. Buongiorno. Ma quanto è bello, guardate sta combinazione. Ah, la mia preferita in viola.
No, ma poi è proprio bello il colore, non è che sia brutto. Ok, passiamo al volume. Mettiamo 17, che tanto non credo che sia così. Raga, ci siamo. Altri 2 secondi, entriamo in battaglia reale. Battaglia reale. Sono troppo agitato. Raga, ci iniziamo. Privato, ecco, così non entra nessuno dei nostri iscritti. Mettiamoci una bella scheda. Mettiamoci lui. Andiamo in partita. Quanto è bello sto. Abbiamo questo cartellino rosso. Vediamo cosa c'è nel negozio oggi. È tornato Rank Time, signori. Lui continua a cambiare colore Sì, in continuazione. certo. Infatti per questo lo tengo così, perché mi piace. La sensibilità va anche bene. È come tasti, com'è? Sono Ah, morbidi. molto morbidi. E ora la cosa che dovevamo testare. Sì, va molto bene. Come vedete, raga, adesso se riesco a prendere un po' di legna. Vedete? Mi mette subito questo. Se metto questo qua sopra, mi mette la scala, perché ovviamente l'ho già messo. Se invece metto quello sotto, mi mette così. Ok, allora. Vediamo dove andare. Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo sul fondo. Ok. Aspettiamo, veramente. Cioè, mi piace perché poi anche della mia misura di mano, neanche troppo grande, neanche troppo piccolo deve essere, se non riesco neanche a cliccare. Vedete, le dita mi arrivano quasi alla fine. Sono anche morbidi, quindi devo dire proprio bello, ma Non bello. abbiamo detto il costo. 19,99, 20 euro per l'esattezza, ecco, se vogliamo. Quindi è un costo accessibile a Sì, tutti, sicuramente. E andatevelo a comprare perché, insomma, lei ha detto che è troppo bello. raga, questa la, diciamo, come si dice, la rotellina. Abbastanza anche muove, cioè si può muovere molto bene. Non trovo difetti per ora, quindi devo dire che mi sta piacendo. Ora vediamo cosa riusciamo a fare in questa pietra. Vedete? Il dito praticamente si appiccica sopra. Vedete? Si appiccica perché ci sono tipo sotto delle gomine. Sa che sono delle gomine. Guardate cosa abbiamo trovato. Nel frattempo, mi sa che ci porterà molto fortuna in questi game che faremo insieme. Ok, andiamo qua. Io mi trovo veramente bene, quindi non c'è altro da dire. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche sui nostri nuovi video e vi ricordo di condividere questo video con tutti i vostri amici e scriveteci qua sotto nei commenti se vi è piaciuto il modo. Ciao ciao! Ciao a tutti ragazzi!